E siamo al touchscreen come al solito per le ultime dall'Italia e dall'estero. Sky TG24, l'economia, auto elettriche cinesi, l'UE conferma l'aumento dei dazi e Pechino minaccia ritorsioni. Per la Commissione la Cina adopera pratiche commerciali sleali. Pechino ha detto così l'Unione colpisce i propri interessi. La CEA dice serve una strategia industriale. La politica sull'ANSA, il patto Salvini-Le Pen per un centrodestra unito faccia a faccia a Bruxelles prima dell'incontro con i leader ID e poi dall'altro lato su TGcom 24 l'attenzione alle stelle in Francia, Ciotti espulso dal partito dei repubblicani, fatale proprio l'alleanza con Le Pen, la replica, sono e resto il presidente, l'ufficio politico repubblicano si era riunito per destituire il suo leader, intanto Macron fa sapere che anche in caso di sconfitta non lascerà l'Eliseo e attacca, da domenica le maschere sono cadute. Ci spostiamo sull'ADN Kronos, ancora notizie dall'estero, la Russia, nuove sanzioni USA da la borsa di Mosca, stop a transazioni in dollari. Il segretario di Stato americano Blinken ha affermato che le sanzioni colpiscono molti settori essenziali per lo sforzo bellico della Russia, tra cui l'energia, i metalli e la produzione mineraria. Non per ultimo, l'ANSA su Euronews, Gaza, nessun accordo per un cessate il fuoco. Commissione ONU dice che è stato compiuto uno sterminio. Gli esperti della commissione d'inchiesta creata dal Consiglio ONU diritti umani ritengono che nel quadro dell'offensiva israeliana a Gaza sono stati commessi crimini contro l'umanità. Continua il viaggio diplomatico nell'area del segretario di Stato USA Antony Blinken oggi in Qatar. Bene, con questo aggiornamento per l'informazione da TV Molise è tutto. Noi ci fermiamo qui e vi lasciamo alla nostra rubrica Cerco Lavoro a cura di Pierino Coppola. Poi la linea torna all'Aquila per le notizie dell'Abruzzo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.